Milano, via Monte Napoleone. È qui che Citroën, per l'edizione 2011 del Salone Internazionale del Mobile di Milano, ha portato un tocco di creatività, offrendo al grande pubblico un'esposizione temporanea a cielo aperto nel cuore del quadrilatero della moda. Dopo ore di preparazione, il percorso visivo partiva da via Monte Napoleone e proseguiva fino in piazzetta Croce Rossa, dove è stata esposta la Citroën DS4, secondogenita della linea DS. Accanto alla DS4 si sono inoltre potute ammirare le due ultime creazioni del designer francese Oraito, Evo Mobile e UFO, che si ispirano alla tradizione della casa del double chevron. La scenografia realizzata da Citroën suggerisce una reinterpretazione in chiave futuristica di due icone della storia dell'automobile. Evo Mobile e UFO, infatti, si ispirano direttamente alla mitica trazione Avant e alla celebre DS degli anni 50. Anche la trazione Avant e la DS, vetture emblematiche della marca, sono d'altronde frutto dell'opera di un artista, lo scultore Flaminio Bertoni. Citroën, insomma, oggi come ieri, sembra riuscire a essere fonte di ispirazione per artisti e designer. Vedremo se questo si tradurrà un giorno in un oggetto circolante sulle nostre strade. Dopo oltre 3 anni di collaborazione con la marca su progetti architettonici come lo studio di stand per i saloni dell'auto, Oraito si ispira a Citroën e alle sue tecnologie d'avanguardia per immaginare questi due oggetti insoliti ai limiti dell'ipotesi scientifica e dell'arte contemporanea. Due creazioni animate dall'identità propria del marchio, che rappresenta la visione artistica di Oraito, trade union innovativo tra l'arte e il design automobilistico.